Se uno dovesse dire, far vedere il nostro mondo agli ateniesi, gli ateniesi guardando il nostro mondo direbbero, ah beh, è una bella oligarchia, è chiarissimo, i poveri sono tanti e non contano niente, i ricchi sono pochi, sono straricchi, decidono praticamente tutto loro. Ora, questa cosa la direbbero gli ateniesi, ma la dicono anche molti altri, eh. Gli americani e gli europei ci riflettono dall'Ottocento su questo, perché era il problema degli Stati Uniti fin dall'inizio. Tocqueville, che viaggiò negli Stati Uniti nella prima metà dell'Ottocento e vide una democrazia all'opera che in Europa non esisteva al suo tempo, ha già questa intuizione. La cosa più importante per la democrazia non è che non debbano esistere grandi fortune, è inevitabile, va anche bene che ci siano gli straricchi, ma che le grandi fortune non dovrebbero rimanere nelle stesse mani.